Ciao ragazzi, eccovi il nuovo video collaborazione con Artisa. Questa settimana avevano detto che dovevano caricare due video appunto perché avevano saltato quello di settimana scorsa. Allora, abbiamo deciso quindi di prendere un'immagine da internet e cercare di copiarla. Noi abbiamo scelto in questa immagine che vedete qua, ve lo faccio vedere così perché purtroppo non sono in grado di aggiungerlo al video, che sono il mio telefono. Allora, tra questi cupcake abbiamo deciso di fare questo qui che io ho cercato di evidenziare con una freccia tutta storta. Quindi adesso vi lascio al video dove cercherò di riprodurre questo cupcake. Io ripeto in ogni video che i dolci non sono la mia specialità, però comunque mi sembra giusto farvi vedere in che modo noi lavoriamo. E poi, a parte che, nel senso, abbiamo due modi differenti di lavorare, credo, quindi lo vedrete appunto nel video. È giusto secondo me che voi vediate vari modi di lavorare, di creare. Così da poterlo comunque fare anche voi, magari migliorando o sistemando alcune cose che noi sbagliamo. Allora, io userò questa base cupcake che ho fatto io con il tappo di una crema, non mi ricordo quale, sinceramente. Poi userò questo per la base, il cioccolato che poi, se vedete qui, ho fatto un po' di glassa perché lo modificherò leggermente. Il rosa, appunto, per il primo strato, appena sopra la base beige, e poi la fragolina che c'è appunto nella foto. Ok, quindi io vi lascio al video. Parlerò, penso, solo per la prima parte, cioè per la parte in cui farò la base, che vi spiego in che modo io la faccio, e poi vi lascio appunto al video. Quindi buona visione e fatemi sapere come vi sembra. Ciao ciao. Allora, utilizzando questo stampino creato da me, io non volevo consumare tanta pasta polimerica, quindi purtroppo non potrò creare la parte superiore in rosa direttamente sullo stampo, come di solito o come in molti video vedete. Quindi cosa faccio? Prendo un pezzo di pasta per la base, del colore della base, quindi io utilizzo il Sahara, che è il numero, aiuto, il numero 70. La infilo all'interno del cupcake, è molto in eccesso come vedete, però mi aiuterà questo eccesso poi a riuscire a sfilarlo, e schiaccio bene all'interno del cupcake in modo che tutte le striature vengano nel modo giusto e nel posto corretto. Estraggo in questo modo, cercando di fare una specie di cupolina, ed estraggo la mia base, come vedete. Una volta estratta, la schiaccio leggermente e poi con un taglierino semplicemente vado a tagliare. Niente, vi lascio comunque al proseguimento del video e spero che il mio cupcake vi piaccia e ovviamente iscrivetevi anche al canale di Artisa. Ciao ciao!
il mio cupcake finito. E vi rifaccio vedere l'immagine. Se riuscite a vederla. Ok. Ovviamente non sarà mai uguale, nel senso che... Ok, scusate la luce, ma adesso vi rimetto l'altra, era solo per farvi vedere bene l'immagine. Ovviamente, immaginatevelo un filo più chiaro perché la luce non rende. E ho cambiato leggermente la glassa sopra perché faccio fatica a fare proprio l'effetto di cioccolato fuso che si arrotola, quindi io preferisco dare sempre una sensazione di cioccolato che si scioglie in sostanza. E questo è il mio risultato. Appunto, ripeto, magari può non piacervi ovviamente come mi è uscito, eccetera, però io, almeno io personalmente lo faccio anche apposta per farvi vedere in che modo io cerco di copiare un'immagine piuttosto che farla mia. Il mio stile di cupcake è questo, nel senso che ho sempre fatto questo genere, quindi ho cercato, stando nel mio, di riprodurre un'immagine. Se vi piacerebbe rifarlo, eccetera, o avete in mente di fare un video che riguarda appunto la riproduzione di immagini, scrivetemi in un commento perché mi farebbe molto piacere vederlo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Scusate se magari è durato un po' tanto e spero che il mio piccolo cupcake vi piaccia. Mi farò una collanina personale e la terrò via nella scatolina delle collaborazioni. E basta, vi mando un bacio e vi auguro una buona giornata, visto che caricherò il video di notte e voi lo vedrete domani mattina. Ciao ragazze, un bacio.